Avevo questa cultura malefica, cioè. Ma io prima di andare a prendere i soldi per gli altri linea d'ombra parola agli imputati. A conclusione dell'escussione dei testimoni della pubblica accusa, questa mattina al via le deposizioni degli indagati, che si concluderanno lunedì prossimo con l'esame di Alberico Gambino. Il primo a prendere la parola è stato l'architetto Giovanni De Palma, che ha ricostruito punto per punto i suoi rapporti con Americo Panico, anche in relazione al proprio ruolo di dirigente a partire dal 2005 nel settore qualità urbana del comune di Pagani, chiarendo come la gran parte degli atti necessari alle attività commerciali del Pegaso fossero di competenza di un altro ufficio del comune con altri dirigenti. In un caso le strade di De Palma e del Pegaso si sono incrociate quando l'architetto elaborò il piano di monetizzazione per l'eventuale acquisto da parte dei Pamico, stimandone il valore in circa 700.000 euro, prezzo che invece in delibera fu successivamente da altri fissato in 600.000 euro. Altre questioni toccate: l'assunzione del pregiudicato Carofalo Esposito. Chiesi, ha detto De Palma, una cortesia, poi non ne ho saputo più nulla. E dei 1.500 euro incassati da Amerigo Panico come contributo elettorale per la campagna elettorale di Gambino alle regionali, l'architetto ha detto: li diedi a Gaetano Gambino e non me ne sono più interessato. Infine De Palma ha ricostruito la vicenda che lo indusse a porre sotto sequestro una parte della residenza Criscuolo in uso alla famiglia Petrosino D'Aurea per un abuso edilizio, che vede in un altro processo lo stesso De Palma testimone della pubblica accusa contro i Petrosino. Commosso fino alle lacrime, Massimo Quaratino, che ha raccontato ai giudici la sua versione dei fatti, caparbiamente ribadendo di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato e di voler ancora credere nella giustizia e nell'arma dei carabinieri, malgrado sia convinto che già tra le carte prodotte da essi per il processo ci siano le prove della sua innocenza. Breve la dichiarazione resa da parte di Michele Petrosino D'Aurea: ho fatto, ha detto, una sola campagna elettorale in ausilio del mio collega al consorzio Vincenzo D'Amato. Gambino però non mi ha mai chiesto voti. Infine Giuseppe Santilli, da 50 anni consulente tributario della famiglia Panico: mi devono, ha detto, ancora 20.000 euro per le mie prestazioni professionali, e ha accusato il gruppo Panico di far sottoscrivere buste paga fasulle ai suoi dipendenti. Dichiarazioni trasmesse alla Procura della Repubblica per le verifiche del caso. Tutti gli altri imputati hanno affidato la propria verità a memorie difensive presentate ai giudici. Lunedì toccherà l'esame di Gambino, poi comincerà la sfilata in aula dei testimoni citati dalle difese.